pronta a destinazione Baleari. 300 voli speciali sono partiti dalla Germania verso le isole spagnole nei primi giorni di aprile. In Spagna per vacanza, ma anche in smart working. In questo caso le mete più gettonate sono le Canarie. Un paradosso quello spagnolo, che ai suoi cittadini vieta gli spostamenti tra regioni, mentre i turisti stranieri negativi a un test Covid prendono d'assalto le mete vacanziere. Per far ripartire il turismo si inizia a parlare di isole Covid free. A lanciare l'idea dopo quella del passaporto vaccinale è di nuovo la Grecia, disposta a tutto pur di rilanciare il settore. Atene rivede i suoi target vaccinali. Dopo i fragili e gli over 70, la priorità va a chi vive in isole con meno di 1000 abitanti, mete predilette dei turisti stranieri. Obiettivo: far ripartire la stagione estiva il 14 maggio. Intanto le isole italiane guardano le loro competitor greche. Da Ischia all'Elba, dalle Eolie alle Egadi, gli amministratori locali chiedono di avere una corsia preferenziale nella corsa ai vaccini, così da far ripartire il turismo e anche da tutelare i suoi abitanti, vista l'assenza di strutture sanitarie insulari che possano tutelare chi si ammala. Una richiesta che fa esplodere le proteste, soprattutto in regioni che si sentono penalizzate nel considerare aree più o meno votate al turismo. Un comparto che in Italia vale il 6% del PIL, percentuale che raddoppia se si considera tutto l'indotto che genera. A questo si aggrappano i presidenti di regione che vogliono seguire l'esempio greco, preferendo vaccinare per categorie e non per fasce d'età. Una scelta rischiosa, vista la quantità limitata di dosi e la necessità di ridurre la mortalità e le forme più gravi della malattia, che tendono ad aumentare con l'anzianità. Resta però la voglia di partire. Se prima si guardava alle formule all inclusive, adesso si punta al Covid free. Dalle Maldive a Sharm el Sheikh, gli operatori promuovono soggiorni in sicurezza tra test sanitari e vaccinazioni. E negli Emirati Arabi il turismo extra lusso oltrepassa le frontiere per ottenere prima di tutti una dose di vaccino. Allora, a me sembra interessante andare subito al punto con l'onorevole Tiziana Beghin. È possibile che si decida in tempi certi qualcosa di simile a un passaporto vaccinale esteso a tutti i paesi europei? Perché io, a me dispiace chiamarlo passaporto, sa di esclusione, inclusione, non sono d'accordo a chiamarlo passaporto, però ci vuole un certificato che consenta intanto a quelli vaccinati, che non saranno in Europa la maggioranza, ma purtroppo restano ancora una minoranza, di svolgere una vita normale e di dare respiro agli imprenditori del turismo. Sì, sì, lei ha centrato il punto. Non si chiamerà passaporto, perché non potrà essere un titolo di viaggio, allora sarà un certificato. E su quello però devo dire che rispetto a quelli che sono i tempi normali dell'Unione Europea si sta andando molto veloce, perché la Commissione ha avuto il mandato dal Consiglio in meno di un mese, che sono veramente tempi molto rapidi. Questo perché i 27 Stati membri fanno particolarmente fatica a mettersi d'accordo, però lo ha ricevuto, quindi è stato anche annunciato. Chiaramente non potrà essere un Green Pass o un certificato solo per chi ha avuto il vaccino, questo proprio per evitare delle disparità e delle limitazioni nella mobilità dei cittadini, ma sono previste tre fattispecie, quindi sicuramente il vaccino, sicuramente anche un certificato di avvenuta immunizzazione a seguito di guarigione dalla malattia e il tampone. Questo dovrebbe essere pronto, secondo le stime della Commissione, che utilizzerà una procedura che si chiama Fast Track rispetto al processo europeo, che sapete va in codecisione, quindi comprende anche il Parlamento europeo, quindi molto veloce, e si ipotizza per giugno di avere questo Green Pass e soprattutto l'infrastruttura digitale che permetterà lo scambio dei dati. Quindi fondamentalmente un QR code che consente immediatamente di accedere a qualunque paese dell'Unione Europea senza dover essere sottoposti a limitazioni. Il tempo dovrebbe essere l'inizio di giugno.